Buonasera a tutti. Purtroppo la sala dovevamo prendere una più grande, lo sapevamo, immaginavamo, ma insomma va bene lo stesso, penso, no? Ok. Prendete posto anche in fila laggiù, grazie, e iniziamo. Allora, buonasera a tutti. Innanzitutto voglio ringraziare il nostro segretario Simone Di Stefano e il nostro candidato alla presidenza della Regione Lazio, Mauro Antonini, per la presenza. È un onore ovviamente averli qui, come è un onore vedere qui tutti voi oggi, sinceramente. Vedo una sala piena, come vi stavo già dicendo, siete numerosi, no? È innegabile, ma non mi sento di dire che non ce l'aspettavamo, perché era nell'aria, sapevamo di poter riempire probabilmente anche una sala anche molto più grande. Non ci siamo stupiti e non ci stupiamo di così tanta affluenza. E non siamo affatto così stupiti perché sapevamo che così tanti cittadini avrebbero risposto e hanno risposto alla nostra chiamata alle armi. Sì, io l'ho chiamata alle armi questa qui, di questa campagna elettorale. E a noi piace usare termini forti, soprattutto in un tempo in cui il politicamente corretto domina, ma siamo in un momento in cui il tempo ogni volta bisogna misurare le parole, ne sa qualcosa Simone in quest'ultimo periodo quando ha usato che rovesceremo le sedie e doveranno schiaffi in Parlamento, ed è stato quasi subito ripreso dalla nostra amata signora Boldrini. Noi però dicevamo sul serio. Noi infatti dicevamo sul serio, infatti diciamo sul serio anche questa chiamata alle armi, effettivamente. È una chiamata alle armi perché in effetti ci troviamo in un'epoca che richiede decisione, che richiede fermezza e che richiede quindi dei combattenti. E questo è ciò che diciamo da quando abbiamo deciso di correre alle elezioni di questo 4 marzo, perché abbiamo intenzione di spedire dei veri combattenti in Parlamento. Siamo abituati da troppo tempo al gioco delle parti, agli accordi, alle ali che spuntano in Parlamento a sostegno di varie maggioranze tecniche che si sono mano a mano succedute negli ultimi anni. Siamo abituati quindi ai compromessi di una classe politica ormai debole, asservita, che ha ceduto sovranità di questo paese e di questa nazione. Ebbene, credo che questo tempo dei compromessi, degli accordi, della politica piccola e spicciola sia finito, è giunto al termine. Il motivo della lotta non è qualcosa che in questo territorio ci è così estraneo, perché parole di questo tipo, come chiamata le armi, battaglia del grano, sono state già pronunciate in questo territorio. Basta anche pensare all'epopea della bonifica di questo agro, condotta con un enorme sacrificio dai migliori figli del nostro popolo, da coloro che tornavano dal fronte. Questa chiamata ha un percorso ben preciso però. E arriva da un punto ben preciso, e mi riferisco alla nostra città in questo caso, perché parte dalla nostra torre, da quella della torre di Casa Pound di Latina.
dall'unica torre che in questa città è rimasta a sorvegliare il popolo, a guardare quello che succede realmente nelle periferie, nei quartieri e nei borghi. La torre comunale, perché doveva essere invece il riferimento, no? Che quella che doveva, punto di riferimento della cittadinanza di Latina e della sua provincia, invece ormai è addormentata, no? La vediamo ormai lontano dalla politica reale. Non vigila più su tutto l'Agropontino, come invece era il suo destino. Ora lì vediamo solo dei politicanti, spesso incompetenti, come nell'ultimo periodo, spesso delinquenti, come nel periodo precedente, che non sono in grado di dirigere la nostra gente, di darle speranze e neppure di rispondere alle richieste di aiuto. Le richieste di aiuto, faccio riferimento in particolare magari alla situazione, ad esempio, dei servizi sociali di questa città, che non sono altro che lo specchio di uno Stato sociale che invece arranca e sta mano a mano regredendo in tutta la nazione, in tutto il nostro Stato. I cittadini si sentono abbandonati a se stessi e guardano invece quella nostra torre, da che dicevo prima, come qualcosa a cui attaccarsi e venire a chiedere una soluzione dei loro problemi. E diciamo questo, che spesso la risposta che i nostri assistiti, magari del Dio a Casa Bound o dei nostri servizi, si sentono dire dai servizi sociali, è che non ci sono fondi, che mancano i fondi. Eppure non sarebbe nemmeno tanto così, ci si può tornare, ma è evidente che invece i fondi escono fuori quando si tratta di aiutare invece i cosiddetti immigrati, quelli che sbarcano, i soldi per le cooperative arrivano, i soldi per i servizi e per dargli un tetto, l'assistenza da mangiare li trovano, mentre non ci sono per i nostri fratelli italiani, per i nostri cittadini. La notizia di questa mattina mi è giunta così al volo e quindi la volevo un attimo dire, per esempio, che una cooperativa locale ha fatto un progetto di portare gli immigrati minori sulla barca a vela per far vedere, per fargli prendere confidenza con il mare, per cui dove hanno subito un brutto trauma nel trasporto, nel venire qui, per carità. Però io ho in mente, mi è venuto in mente uno dei tanti problemi che abbiamo affrontato, di un padre di famiglia di Latina, con una figlia tetraplegica sulla sedia a rotelle, che è andata al comune, è andata a chiedere ai servizi sociali una mano, perché avevano all'improvviso levato chi accompagnava la bambina a scuola e gli hanno detto semplicemente, dandogli 3 numeri di telefono, chiama tutte le cooperative e vedi tu di risolvere il problema. Beh, a sentire queste cose, a vedere il raffronto tra quello che viene fatto per gli immigrati, per i minori egiziani, poi, che qua a Latina, per esempio, nel nostro territorio stanno creando numerosi problemi, e vedere invece la risposta che vengono dati alle nostre famiglie, a questo paio di famiglie, beh, diciamo la verità, un po' ci rode, anzi, proprio tanto. Quindi questa gente è abbandonata, però come questo padre di famiglia alza gli occhi e guarda la nostra torre, questa torre rossa, dalle finestre squadrate, no? Che conoscete un po' tutti benissimo, e lo fanno perché rappresenta un po' un simbolo, un faro nella notte di questa città, che poi non è altro che è la notte anche di questa nazione. E però quella torre, quella di Casa Paolo, ogni volta risponde. Da quella torre ogni giorno partono aiuti, partono servizi, escono i militanti pronti a difendere i diritti dei cittadini nei quartieri. Ognuno qui dentro sa benissimo pure l'aspetto che hanno i ragazzi e i militanti di Casa Pound, perché sono riconoscibili come la sede da cui provengono e da cui proveniamo. E ora invece voglio per esempio farvi una domanda. Sapete indicarmi la sede di un altro partito, tipo Partito Democratico, Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle, della Lega qui in città? Forse qualcuno ce l'ha presente, ma credo che la gran parte non ce l'abbiano presente. Avete un'idea di dove si riuniscano i Movimenti 5 Stelle in questa città? Sì. Avete un'idea di dove si riuniscano la Lega, Fratelli d'Italia, dove fanno i loro accordi, la loro politica? Anche. Allora, forse saprete dirmi chi sono i loro esponenti, perché magari qualcuno è conosciuto, perché fa il consigliere comunale, esce l'articolo, il comunicato sui giornali. Beh, cosa fanno? Quali battaglie conducono costantemente queste persone? Ogni giorno della settimana, ogni settimana di ogni mese, da 10 anni a questa parte. Quanti di voi conoscono bene i nostri esponenti politici? Quanti di noi conoscono bene i nostri consiglieri regionali, i nostri parlamentari eletti? Quanti di noi li vedono nel territorio? Pochi si fanno vedere o si fanno sentire. Adesso vi spuntano. E la colpa è di chi magari non li ricorda, non è vostra, ma sicuramente la colpa è loro. E non intendo fare nomi, sapete meglio di me il numero di casacche
che tanti di loro hanno cambiato, quanti simboli hanno coniato, quante liste civiche di supporto hanno messo solo, per esempio, immaginando l'ultima tornata elettorale, quella dell'ultima elettorale, quella amministrativa, di candidati a sindaco. I candidati adesso stanno arrivando, stanno battendo il territorio, già da stamattina qualcuno è arrivato, si fanno vedere, si fanno paladini della difesa di questa provincia, di questo territorio, di questa regione, in qualche caso parlano di questa nazione anche, ma molto spesso parlano di paese, una parola che io odiamo, perché questo non è un paese, ma è una nazione. Però poi loro, una volta che finisce la campagna elettorale, eletti o non eletti, sono scomparsi o scompaiono, vengono inghiottiti dai loro impegni burocratici, dalle loro convention, dalle Leopolde varie e dalle loro primarie. Beh, invece noi no, noi la nostra torre, quello che noi rappresentiamo, siamo sempre qua. E dopo quel 3% che abbiamo preso già nel nostro territorio, noi siamo rimasti lì, la nostra torre non si è spostata, siamo rimasti sul territorio, abbiamo continuato a fare la politica quotidiana tutti i giorni, siamo stati a fianco dei cittadini e quartieri. E fra poco vi dirò anche qualche numero di quello che abbiamo combinato in quest'ultimo anno o in questi ultimi anni qui a Latina. Noi saremo qui anche dopo il 4 marzo, il 5 marzo, perché comunque vada, ma siamo sicuri che andrà bene, noi saremo sempre qui, a differenza di tutti gli altri. E questa torre è diventata come una meridiana, che va a scandire le ore di questa città, contare quante volte tutti coloro che si presentavano come leoni battevano poi ritirata di fronte ai problemi reali della città, a contare il numero di promesse infrante, il numero di coalizioni create ad hoc al momento. Questa torre però ha contato e ha guardato anche quello che abbiamo fatto noi, è chiaro. Allora vorrei dare un po' di numeri, visto che di conti si tratta essendo in periodo di votazioni. Allora, 0 è il nostro numero di cambi di casacca, 0 sono i compromessi, 0 le promesse infrante. 11 anni sono trascorsi invece da quando siamo qui a Latina, 40 sono le famiglie che oggi del Dilo a Casa Pound assistite, 6 centri di accoglienza che nell'ultimo anno, 2 anni abbiamo contestato e di alcuni siamo anche riusciti ad ottenere la non apertura perché abbiamo scoperto degli scandali dietro i centri di accoglienza delle cooperative. Attualmente ospitiamo 6 nuclei familiari nella nostra torre e negli ultimi 11 anni da quando esiste Casa Pound a Latina abbiamo ospitato ben 100 famiglie. Questi sono dei nostri numeri, ma perché li dico? Perché voglio far immaginare un attimo questi numeri moltiplicati per le 110 sedi di Casa Pound in tutta Italia, perché se non sbaglio siamo arrivati più o meno a questo numero. Proprio ieri abbiamo inaugurato Imperia, pochi giorni fa Cesena, ne stiamo inaugurando ancora altro. Immaginate il lavoro che fa Casa Pound in questo territorio moltiplicatelo per 110. Non c'è nessuna forza politica in Italia capace di fare questo, siamo gli unici. E questi quindi sono i nostri numeri e quindi per questo ho iniziato dicendo che non ci stupiamo di questa affluenza, non ci stupiamo dei nostri per esempio 10.000 follower sulla pagina di Facebook di Casa Pound Latina. Ecco perché non ci stupiscono nemmeno gli innumerevoli articoli di giornale che comunque ci vedono protagonisti spesso, le migliaia di contatti giornalieri che abbiamo, i 1.000 messaggi sulla pagina di Facebook che ci arrivano chiedendo aiuto da tutto il territorio. E non ci stupiscono nemmeno tutte le manifestazioni di affetto che sentiamo, continuate a combattere. In questo periodo che abbiamo raccolto le firme, ed è stato di una grande soddisfazione, abbiamo sentito 1.000 volte sentirci dire quando noi dicevamo grazie per la firma, no, grazie a voi, e avete ripetuto 1.000 volte questa parola, che mi ha riempito di orgoglio, perché questo è il risultato, i numeri che vi ho detto, è questo il risultato, questa è la politica vera. Abbiamo raccolto, pensate, in solo 15 giorni più di 2.200 firme. E le nostre sono firme raccolte realmente per strada, una per una. Nessuno di noi va in giro con i moduli come hanno fatto altri a far autenticare le firme, noi siamo quelli che ci mettiamo nei banchetti per strada, siamo quelli che apriamo la sede, siamo quelli che andiamo nelle case della gente con il nostro cancelliere a portare a prendere le firme una per una. Beh, mettete in fila 2.200 persone in 15 giorni, sono un numero eccezionale. E di questo vi sono grato, per cui ne sono fiero. E quindi questi numeri non ci stupiscono, anzi ci rendono orgogliosi di rappresentarvi. Ci sentiamo veramente, fieramente lo scudo e la spada della nazione, del nostro popolo. E ci fanno combattere con ogni scintilla, ci fanno combattere con tutta l'energia possibile, perché vogliamo arrivare a questo fatidico o maledetto o benedetto 3%, ma siamo così convinti di superarlo anche di slancio. Perché siamo sicuri che ce la faremo, se lo dimostra questa sala questa sera, siamo sicuri che ce la faremo e che conquisteremo
veramente questi posti all'interno delle istituzioni, di portare realmente dei combattenti all'interno del Parlamento, perché ce n'è bisogno, così come all'interno della Regione. E faccio un piccolo riferimento, un po' un passaggio storico, insomma, perché voglio dire, siamo in un momento storico, come dicevo prima, è il momento di prendere veramente in mano questa nazione e di andare a rappresentare gli interessi del popolo, perché c'è un filo rosso che passa attraverso la storia di ogni italiano, un filo rosso che connette ogni italiano alla nostra storia, al nostro passato, al nostro risorgimento, alla nostra prima guerra mondiale e alla nostra bonifica. C'è un filo rosso che collega tutte quelle volte che di molti siamo riusciti a farne uno, a tutte le volte che dalle moltitudini e dalle differenze abbiamo saputo forgiare un popolo per difendere una frontiera o per conquistare dei nuovi confini, per costruire uno Stato sociale che ora questi maledetti traditori della patria stanno smantellando. Ebbene, quel filo rosso oggi che parte dai padri del Carso, del Piave, di Littoria, oggi passa per le vostre mani, passa per la nostra torre e per tutte le sedi di Casa Pound, ovviamente, e arriva dritto in quelle urne che ci aspettano il 4 marzo. E siamo ancora una volta chiamati a combattere, perché, come ho parlato prima, è una chiamata alle armi, qui si sta combattendo. Però no, questa volta il nemico non è come durante il risorgimento della prima guerra mondiale qualcuno che ha un esercito o ha divise. Questo nemico ha grandi capitali, interessi smisurati, multinazionali, burocrati. E mentre c'è chi va in questo periodo di campagna elettorale, parlo ad esempio di Di Maio o dello stesso Salvini o anche di Berlusconi, vanno a Londra alla borsa o vanno ad incontrare l'Unione Europea, la Merkel, eccetera eccetera, per tranquillizzare i mercati, noi abbiamo il nostro Simone che in settimana invece è andato a Bruxelles e probabilmente è andato a far preoccupare l'Unione Europea, perché l'Italia è pronta a rialzare la testa finalmente, non c'è più bisogno, non abbiamo bisogno di chi va lì a tranquillizzare i mercati e a far credere che nulla cambierà, che siamo sempre sottoposti ai loro diktat sulle manovre economiche, sulle manovre sociali, su quello che dobbiamo fare nella nostra terra per il nostro popolo. È arrivato il momento di dire basta, basta. Quindi questo nemico così invisibile ma così potente va combattuto, si combatte con il voto il 4 marzo, si combatte con la politica ogni giorno nei territori, nelle piazze, nei quartieri, aiutando la povera gente sotto sgombero, aiutando chi non ha più possibilità di trovare un lavoro a 50 anni perché ormai è destinato a rimanere un precario a vita se riesce a ritrovare un lavoro. Bene, parlavo di un filo rosso, quindi questo filo rosso dico di raccoglierlo e di seguirlo con noi, con ognuno di noi di Casa Pound. E quindi questa è una vera e propria chiamata alle armi, lo confermo, e quindi vi prego rispondete a questa chiamata alle armi. Grazie. Allora, prima di passare la parola a Mauro e poi a Simone, volevo un attimo dire anche, insomma, presente la stampa, ovviamente, che noi ieri mattina siamo stati i primi a consegnare le firme e le nostre liste al Consiglio regionale, perché già l'abbiamo fatto qualche giorno fa, ovviamente, per Camera e Senato, ma siamo stati i primi ieri mattina alle 8 a consegnare al Tribunale di Latina le nostre firme. Perché essere i primi? Beh, perché ci piace essere i primi, ci piace arrivare i primi, perché vogliamo arrivare i primi anche a queste elezioni. Ed è un segnale quello da mandare, perché facci trovare alle 6 di mattina con 10-15 militanti sotto il tribunale, c'era nessuno, stavamo solo noi. E sti cavoli, perché ci piace. Perché questo non siamo. Perché non siamo quelli che stanno ancora rinchiusi nelle loro sedi di partito a calcolare chi si deve mettere prima in lista o per ultimo o per secondo o per terzo o per quarto, cercando di trovare dove mettere quel culo, scusate, sulla poltrona. A noi non ce ne frega niente chi andrà dai nostri a rappresentarci, perché chiunque, qualunque di noi verrà eletto, sarà lì a rappresentare il popolo, Casa Pound, il popolo, la bandiera italiana, la nazione. Questa è la nostra diversità dagli altri, sappiatelo. E questo è un messaggio che dovete lanciare e far capire a tutti quelli che ci circondano. Questa è la differenza tra noi e gli altri. Ricordo solo i nomi dei consiglieri regionali che abbiamo qui in provincia, perché è giusto ricordarli, perché siamo qui a rappresentare anche ovviamente la nostra provincia e la nostra regione. Qui in sala questa sera abbiamo, oltre al sottoscritto che si candida al consiglio regionale, abbiamo Marisa Ricci di Aprilia,
Michele Gobbo di Aprilia, sempre. Alessandra Dottavi di Latina. E non sono presenti perché già stanno facendo pacchetti giù nel sud pontino, perché noi non ci fermiamo mai e hanno preferito ovviamente continuare a fare quello che facciamo tutti i giorni. Uno è Mauro Becchia, candidato alla regione, e poco tempo fa candidato sindaco a Gaeta, e l'altra è Francesca Mafale di Forlì. Bene, grazie, lascio la parola a Mauro, così parliamo un po' di programmi ovviamente della regione Lazio. Grazie a tutti. Sente? Bene. Bene, ben trovati, mi unisco in questo saluto, in questo diciamo excursus di Marco con i candidati. Dico che a Latina e provincia in queste elezioni 2018, e non solo, siete molto fortunati ad avere una squadra del genere che possa rappresentarvi finalmente degnamente dentro quelle stanze. Ricordiamo che anche Marco Savastano, tra l'altro, oltre ai candidati regionali, sarà presente sulle liste al Senato, sì, vero? Al Senato. Non volevo rivelare in qualche modo l'età di Marco, ma sapete benissimo. E quindi siete veramente fortunati con questa squadra, penso che andremo verso un risultato importante, importante veramente, quindi non ci facciamo distrarre troppo dai sondaggi di questi giorni, dal rimbalzare delle cose, dai rilevamenti, rilevano o meno Casavound, avranno una sonora sveglia, come si dice dalle mie parti, quando vedranno sia in regione sia Camera e Senato quale sarà il risultato che riporteremo. Quindi sicuri di questo, adesso parliamo anche un po' di programma. Il compito mio è dire parte del programma regionale. Ricordiamo che, essendo un partito che un esercito in marcia, va benissimo, Casavound Italia fa politica da anni, ha una visione, ha ragazzi e persone, uomini ormai, uomini e donne formate dentro appunto le fila, abbiamo visione, programma e opinione su tutto, quindi molti cittadini ci stanno chiedendo il programma per esteso, sono pagine e pagine sul quale possiamo continuare anche a lavorare su temi anche attualissimi che possono anche venire posti alla nostra attenzione durante la campagna elettorale. Cioè quella a cui si deve affidare principalmente l'elettore di Casavound è la visione che ha Casavound Italia di questa nazione e di questo popolo. Detto questo, non smarco sicuramente il fatto di dirvi almeno 5-6 punti che ci stanno a cuore. Portiamo sicuramente quello che è il nostro cavallo di battaglia. L'uomo che è qui al mio fianco, Simone Di Stefano, l'ha elaborato anni fa, ero anch'io al suo fianco, ben 15 anni fa, l'abbiamo riposto poi nelle mani di chi volesse portarlo in regione o comunque sulle cronache nazionali. Era anche una proposta di referendum regionale e nazionale, ed è il mutuo sociale. Mutuo sociale che oggi è stato anche abusato poi nel suo nome, più tardi poi vi spiegherò. Mutuo sociale che oggi giunge anche a una versione 2.0, vi spiego qual è la differenza tra il mutuo sociale che proponevamo 15 anni fa e che oggi abbiamo rielaborato. La differenza sostanziale è che prima recitava la casa senza banche. Il mutuo sociale era proprio il suo sottopancia, la casa senza banca, senza le banche. Ad oggi noi lo vorremmo far diventare il mutuo sociale che obbliga le banche ad essere erogato. Perché? Perché partivamo sicuramente dal principio, che ancora oggi è saldo e ci mancherebbe,
che è il diritto alla proprietà della prima casa per ogni italiano. Questo diritto, insomma, è stato sempre disatteso nella nazione. Figuratevi il momento in cui lo andavamo ad elaborare nel 2004-2005, un momento storico in cui a Roma, in provincia, nel Lazio c'era una forte emergenza abitativa. Emergenza abitativa che comunque a cui non è stata posta una soluzione. E questa proposta del mutuo sociale, cioè queste due parole funzionavano molto, e poi anni dopo hanno provato a rielaborarlo, timidamente ad abbozzarlo per la regione, anche altre forze, diciamo così, di destra, di centrodestra, o che volevano darsi comunque un'apparenza di destra sociale, ma che in qualche modo l'hanno un po' snaturato e che comunque non sono riusciti a portarlo fino in fondo, pur avendo anche il pallino in mano della regione. Quindi rivendichiamo il fatto che il mutuo sociale è una nostra idea, siamo gli unici che possiamo portarlo fino in fondo, portarlo fruibile per le famiglie italiane, per le giovani coppie italiane. Rivendichiamo il fatto pure che l'avevamo lasciato, perché no, cioè lo poteva realizzare qualsiasi altro partito per noi, non essendo all'epoca così forti, così rappresentati e con così tanto seguito, ma anche perché non riuscivamo ad avere parola, a differenza di oggi che, insomma, mi sembra che il seguito sia ampio. Questi partiti naturalmente ne hanno fatto un piccolo motto, una piccola propostina, una proposta anche mediata, che quindi è stata completamente snaturata. Qual è la nostra proposta di mutuo sociale? La proposta di mutuo sociale è quella che parte proprio dalla base che tutti devono avere il diritto alla prima casa di proprietà. Quindi non un affitto, non un equo canone, non una cosa che poi ritorna a qualcuno. Cioè la famiglia deve essere sicura sotto un tetto, e questo tetto, questa casa deve essere a misura di famiglia, non deve essere una stamberga o 40 metri quadri dove stare in 4-5 persone. Noi proponevamo anche di costruire nuovi quartieri popolari per far fronte a questo. E i nuovi quartieri popolari devono essere costruiti con i soldi di un ente che dovrà, speriamo, costruire queste case a prezzo di costo, quindi senza le speculazioni incredibili, solo al costo del lavoro e dei materiali del terreno, senza le speculazioni che vi fanno sopra i costruttori. Poi col passare del tempo abbiamo visto che in questo possono intervenire anche le banche, perché inizialmente era l'ente stesso che doveva erogare il mutuo sociale alle coppie. Le banche a cui uno può chiedere questo prestito, e questa coppia, naturalmente, che non deve avere garanzie milionarie o la casa del nonno, il terreno di mamma e papà al paese. Se non erogano per ben due volte il mutuo sociale, quindi due rifiuti da parte di due istituti bancari, si passa poi all'ente che lo eroga direttamente. In questa maniera si mette in competizione le banche con appunto l'istituto statale o regionale, e a quel punto forse può diventare una proposta interessante, perché dobbiamo far tornare le banche all'economia reale, all'economia per la nazione, non ai mega capitali, alle mega speculazioni, sennò che cosa ci sono a fare questi istituti sul nostro territorio nazionale? Naturalmente la banca comprerebbe la casa, e piano piano con le rate di mutuo la coppia dovrebbe la famiglia dovrebbe riscattarla. Non tassi assassini, quindi non diciamo nessuno fa il tifo perché voi inciampiate, perché poi vi prendono sia tutti i soldi sia la casa. Nel caso non si riesce più a pagare,
l'istituto si tiene la casa che è già sua di fatto e restituisce tutto quello che hanno già versato, trattenendo spese e piccolo tasso di interesse, mantiene tutto questo come diciamo capitale, come riscatto di quel mutuo che non è pagato. Una proposta questa rivoluzionaria, noi la vogliamo portare a termine, non faremo più proposte popolari, non dobbiamo più raccogliere le fatidiche 50.000 firme per portarla in regione, in questo caso la porterà la nostra pattuglia di combattenti che entrerà sicuramente in regione e dopo il 5 marzo spero di avere anche Marco al mio fianco, che magari è pure abbastanza esperto in materia economica, così lo potremo meglio rappresentarla in regione. Abbiamo parlato di casa, parliamo anche di reddito nazionale di natalità, quindi parliamo di famiglia, di figli. Questa è un'altra proposta originale di Casa Pound Italia, perché noi dobbiamo tornare a fare figli, quando dico noi italiani, le coppie italiane, perché gli altri, gli immigrati, già ne fanno molti di figli e li fanno sul nostro suolo nazionale, ci riportano proprio direttamente già incinta, vediamo, no? Gli sbarchi e tutto quanto, già ne abbiamo abbondanza. Noi abbiamo un pericolo di sostituzione in Italia, in questa regione, sul vostro territorio. Noi non vogliamo essere sostituiti, lo diciamo, cioè non abbiamo paura di essere tacciati di razzismo in questo. Questa nazione si chiama Italia, noi siamo il popolo italiano, quindi il popolo italiano non si deve estinguere, deve tornare a fare figli. E come però fare a fare questo? Cioè, di sicuro non è che vi spiego la cosa, adesso prima non c'era la televisione, no? Dobbiamo riniziare a mettere in circolo e mettere in mano i soldi alle famiglie per poter crescere i figli, perché se c'è la crisi dell'abitazione, se c'è la crisi del lavoro, c'è anche una crisi demografica e quindi c'è una crisi economica. Allora pensate a questo che vi dico, pensate se a ogni figlio nato da coppia italiana incominciamo a dare una card con 500 euro al mese che si ricarica tutti i mesi. Almeno da questo, noi abbiamo verificato la fattibilità su questo almeno, ma secondo me si potrebbe anche fare di più, però ci siamo voluti tarare su questo minimo. Pensiamo che l'altro giorno, per esempio, c'è una coppia di miei amici che ho sentito per un bellissimo, lietissimo evento, hanno avuto 3 gemelli, l'ho sentiti per congratularmi appunto di questa cosa, 3 maschietti. Il padre era in lacrime, ha detto: io non so come fare, cioè sì, è bellissimo, però adesso noi siamo monoreddito, cioè mia moglie è da sola, senza i suoceri che poi suoceri e padre e madre che ci possono aiutare, cioè era quasi tragica la sua voce, perché non sapeva come mantenerli. E invece pensate se a questa famiglia venissero dati un reddito integrativo di 1.500 euro al mese. Allora sì, che uno vivrebbe bene il lieto evento e non avrebbe più così tanti pensieri. Queste spese, naturalmente, dei 500 euro al mese servirebbero solo per le spese familiari, solo per generi di prima necessità, ma anche per la benzina, per gli studi, per la palestra, perché noi vogliamo dargli no da 0 a 1 anno, no una tantum, no da 0 a 3 anni come gli altri bonus e le altre mancette che ci hanno regalato questi governi in questi anni, ma da 0 a 16 anni, perché uno deve essere sereno di poter tirar su i propri figli. Da 0 a 16 anni, no da 0 a 3 anni come questo bonus infame che ci hanno dato di 80 euro e che adesso sarà declassato a 40 euro al mese, da 0 a 3 anni, una mancetta, una pena, una carità. Di sicuro non è quello che ci riporta ad avere fiducia a sfornare figli.
altri provvedimenti che hanno enunciato la destra, togliamo l'IVA sui pannolini, sui generi per i bambini. A parte che non è una proposta, un intervento così decisivo, penso, per avere fiducia nel futuro. E comunque non è solo per gli italiani. Secondo voi, cioè, anche secondo noi, anche altri avranno, diciamo, queste possibilità in più, anche gli immigrati. Noi invece vogliamo fare un provvedimento perché gli italiani devono tornare a fare figli, e quindi reddito nazionale di natalità, due genitori italiani dove uno a sua volta sia nato da due genitori italiani. Non possiamo più transigere, non possiamo più aspettare. Piccola nota tecnica su questa carta ricaricabile: ogni mese si azzera, non si possono ritirare soldi dal bancomat, non si può mettere dentro un cassetto per fare accantonamento e riaprirla al 18° anno del figlio con dentro 120.000, 150.000 euro, cioè vanno sempre spesi e rimetterebbero in circolo, perché poi farebbero anche indotto, cioè questi soldi vanno spesi, quindi sarebbe una nuova circolazione di risorse anche per il commercio e per i consumi. Poi andiamo avanti pure con la proposta per la sanità. Poche cose vi dico, poche linee direttrici che sono chiare nel pensiero di Casa Pound. Qua poi bisognerebbe intervenire radicalmente, a gamba tesa, anche sulla sanità, ma proprio in direzione contraria di quella che si sta facendo, no? Vediamo chiudere gli ospedali, finito adesso il commissariamento regionale. Molti ospedali diventano presidi sanitari, molti ospedali, molte eccellenze, quindi c'è anche una difficoltà, no? Ad avere a chilometri un vero e proprio ospedale, la riorganizzazione dei posti letto sul territorio. La nostra proposta è anche di fare una serie, cioè quindi non far diventare naturalmente prima di tutto gli ospedali solo presidi sanitari, come alcuni drammatici proprio che sono successi sul nostro territorio, ma l'elenco è lunghissimo, l'ho visitati tantissimi in questa prima parte di campagna elettorale, e non vi nego, cioè la situazione è drammatica, cioè tante volte si parla di politica, ma triste a chi tocca. L'ho toccata con mano e delle volte, cioè, veramente non riuscivo ad andare avanti nella visita di quello che vedevo, perché, cioè, penso che così, cioè, abbiamo solo questa occasione, abbiamo solo pochi anni per tirare su questa nazione. E non ve lo dico adesso in procinto del voto, lo so, vedo tutte facce abbastanza convinte, vi dico che comunque da cittadini, da persone che hanno a cuore il destino della nazione, abbiamo pochissimi anni per salvarla. E così la sanità, e senza sanità veramente non sappiamo cosa fare, perché avremo dei costi sociali che in altri paesi sono affrontabili, perché comunque c'è il lavoro, perché il reddito medio è più alto. Noi veramente, cioè, vedere persone con bisogno di cure serie 24, 40 48, 72 ore in attesa, in corridoio, su una barella, quando, cioè, non si potrebbe aspettare nemmeno un attimo. Vedere che sono sempre i soliti poi che ci passano avanti su certe cose, no? Nei pronto soccorsi, cioè, hanno sempre la fila, la corsia privilegiata, la corsia preferenziale. Allora noi dovremmo istituire, anche per decongestionare questi pronto soccorsi, ad esempio, dei pronto soccorsi light di zona. Ridiamo anche una nuova primavera alla figura del medico di base, no? Facciamo dei pronto soccorsi anche per le cose meno gravi, per dei codici bianchi o verdi di zona, di quartiere, nei borghi, nelle periferie. No, non facciamo diventare gli ospedali eccellenze, posti letto, non chiudiamoli e non facciamoli diventare, nella migliore delle ipotesi, degli ambulatori.
chiudendo poi anche grandi reparti d'eccellenza. Ridiamo anche una nuova vita, nuova linfa ai consultori, perché comunque svolgono la loro funzione e sono, cioè per numero di pazienti, per numero di utenza, sono troppo pochi per numero di utenza. Poi, questo grosso modo, queste sono le nostre cose per la sanità, ma poi vabbè, vedo poi, ma l'altro giorno ho visto una cosa da Nanni che mi ha, lo so, siamo leggermente fuori territorio qua, però ve la voglio raccontare. In un presidio sanitario, quindi non più nell'ospedale di Anagni, hanno scaricato una TAC nuovissima di zecca, forse più di 1 milione di spesa, era tutta impacchettata, tutta imballata, scaricata là con il traspallet, non verrà mai aperta quella, verrà lì a fradiciare perché non c'è nessuno che la può allacciare né che la può usare. Stiamo sotto organico, quella non sarà mai allacciata, c'è tipo 1,5 milioni depositato là su una piattina. E poi c'è un presidente della regione che si vanta della sanità, che fa i manifesti per dire finalmente nel Lazio riparte la sanità, questo solo per darvi, no, una cosa. E quello di Anagni era un ospedale con 4 sale operatorie, 4. Adesso tutti devono andare il più vicino di prossimità o a Roma o a Colleferro, quindi anche Ciampino, sì, certo. Cioè comunque, no? Cioè, succede un incidente a catena lì da quelle parti sulla A24, cioè lì ci potevano essere 4 sale operatorie che operavano in contemporanea, 0, e una TAC scaricata a terra di 1,5 milioni. Si parla tanto di sprechi, questo non è uno spreco, domando? Cioè una cosa che mi ha lasciato senza parole. Comunque andiamo avanti, perché noi dobbiamo combattere pure questo, per questo non abbiamo paura a confronti con chi ha governato, con chi è più esperto di noi, no? A livello amministrativo, cioè noi di questo ce ne strafreghiamo, cioè noi siamo uomini che comunque anche nel privato portano avanti lavori da amministratori, quindi siamo capaci di fare meglio di loro e soprattutto abbiamo le mani libere, non dobbiamo accontentare amichetti, non dobbiamo accontentare fornitori, case farmaceutiche, noi abbiamo veramente le mani libere. L'unico contratto, l'unico vincolo che aspettiamo è quello che rispettiamo è quello con il popolo italiano. Emergenza rifiuti a Monnezza, beh, più o meno, poi sentirò pure sul vostro territorio, alla meglio, funziona da qualche parte, comunque cioè, ci hanno sensibilizzato anche nel Lazio a una raccolta differenziata, la si fa, tante volte lasciano troppo tempo magari l'umido nelle case. Io penso alla mia casa al mare, a Lavino, ci vengono a ritirare l'umido una volta a settimana, cioè una scelta alquanto discutibile. Però a parte il piccolo, cioè bisogna pensare a questo. Ci sono principalmente due filoni importanti dei rifiuti. Cioè l'organico e l'indifferenziato. Con l'organico non si può fare tant'altro che farlo diventare compost, di cui siamo tutti pieni, quindi poi vi dirò pure una cosa, o biogas. E poi c'è l'indifferenziata che si divide in più parti, una quota di indifferenziata, mettiamoci bene in testa, che o si faceva come recente passato, si sotterra nelle cave, si ammucca nelle cave, poi si riempiono queste buche immense, così tutto quanto, o si brucia, o altrimenti si prende, si trasporta e si va a bruciare dove c'hanno i bruciatori, con un costo comunque che poi vi trovate in bolletta, ci troviamo in bolletta, cioè non è che quando noi facciamo partire camion interi, trasporti su gomma, no?
li portiamo a Cesena, a Forlì, a Brescia, in Germania, questi costi non ci vengono poi accreditati a noi, eh? È il criterio di come si fanno le cose, è questo di cui dobbiamo essere garanti, no? Perché a nessuno sta bene se fanno una biogas dentro un centro urbano vicino casa, a netto di quanto, no, uno può dire che brucia di più la caldaia, inquina di più la caldaia di casa. Nessuno li vuole sui territori, né una discarica, né una biogas, né un termovalorizzatore. Però dobbiamo avere anche, cioè la localizzazione è centrale come problematica, quindi noi dobbiamo garantire che i territori possano dormire, soprattutto quelli ad alta densità, quelli dove c'è un'agricoltura fiorente, dove ci sono scuole vicino, vengano tutelati. Quindi anche qua mai più speculazioni, mai più mafie su questo, è solo un esercito, una pattuglia di uomini coraggiosi può garantire questo, no? Perché poi ci sono tutti i boss della monnezza, dei rifiuti. E però dobbiamo pure avere il coraggio di dire dove vanno messi, ma noi su questo avremo criterio, perché ad esempio i bruciatori, i termovalorizzatori potremmo metterli nelle ex aree industriali dismesse, potremmo metterle dentro le cave, potremmo mettere in questi posti. Dobbiamo avere il coraggio però di dire che non vanno messi nelle nostre aree agricole, che non vanno messi vicino ai nostri centri urbani. Si creano ad hoc comitati che vanno solo a sbraitare, a fare proteste, senza dire qual è la soluzione. Cioè, o ci teniamo l'immondizia sotto il tappeto, e poi quando un bruciatore si ferma o non raccoglie più o non si fa il patto con l'Emilia Romagna, i cassonetti che straripano, dove ce la mettiamo, dove ce la mettiamo, e tutti ci lamentiamo giustamente di questo. O si ha il coraggio di affrontare questa filiera sempre da uomini liberi, con le mani libere, o altrimenti vi stanno raccontando delle fandonie, la bacchetta magica, il compost. Compost è l'altro derivato con cui che viene dall'organico. Il compost naturalmente non riceve più, non è che c'ha un mercato, non è una cosa che, perché cioè un conto è il RAE, un conto è il vetro, un conto è l'alluminio, che hanno un mercato riciclandolo e tutto quanto. Il compost ce n'ha pochissimo. Dobbiamo fare un compost sociale, cioè regalarlo agli agricoltori. Anche sopportando le spese di trasporto per l'agricoltura, certo, se poi parliamo di trasporto dei rifiuti o del compost e poi abbiamo strade come queste che un po' circondano tutto l'irraggiamento di Latina, se penso alla Pontina, alle strade vicino, siamo messi maluccio, quindi dovremmo intervenire pure su questo. E da qui passo pure al discorso trasporti. Il discorso trasporti è diventato un inferno. Adesso martedì, per esempio, con il comitato dei pendolari di Viterbo farò il famoso tormentone che hanno richiesto a tutti i presidenti della regione: #soffri con noi, mi vado a fare la Roma-Viterbo all'ora di punta. Dicono che ci vogliono 3 ore, penso anch'io, ma penso che sia una cosa, oltre che stipati come bestiame dentro questi treni, 3 ore è una cosa insopportabile, inumana, per chi il giorno viene a lavorare a Roma e poi deve tornare. E penso che storie così ce ne sono anche qua, troppe, e penso pure quanto è disorganizzato il trasporto gomma rispetto all'orario di partenza su ferro, dei treni. Cioè bisogna riorganizzare questo, cioè troppo spesso sono disincronizzati, uno deve aspettare magari mezz'ora la stazione che passa il treno, cioè tutto questo tempo che noi impieghiamo in condizioni non umane, cioè tutto questo tempo ci va restituito a noi, ma chi lo può fare?
cioè lo possiamo fare solo noi di Casa Pound Italia, perché noi avremmo il coraggio anche di ridiscutere il contratto di servizi con Trenitalia. Altri non li sentite, cioè avete sentito Zingaretti fare questo in questi 5 anni? Lo poteva fare? Come? Ah, ecco. Bene, abbiamo lì un nostro amico che è molto esperto di trasporti, Amilcare. E poi penso ad un altro punto, e qui finisco perché poi vorrei dare anche un po' di spazio al nostro segretario. Un altro punto molto importante su cui può essere garante solo Casa Pound Italia, abbiamo scritto sul nostro volantino, sulla sintesi del nostro programma, una regione a zero immigrati. Ecco, solo noi lo possiamo fare, perché? Perché no, perché ci dovremmo solo occupare di politiche di immigrazione, ma qui c'è il coraggio di avere un gruppo che si prenderà carico di andare a parlare con tutti i sindaci, di convocare tutti i sindaci della regione, prenderli ad uno e convincerli ad uscire dal progetto SPRAR, perché sono i sindaci che stanno nel progetto SPRAR. Mai più un centro d'accoglienza nel Lazio, mai più un campo rom nei comuni del Lazio. Bisogna iniziare, so che può sembrare un traguardo ambizioso, ma noi dobbiamo farlo questo, perché oltre il reddito nazionale di natalità, noi non dobbiamo più far venire quei ragazzoni 1,90 spesati 1.050 euro al mese se sono maggiorenni, molto di più se dichiarano di essere minorenni, perché poi vai a fare anche su quello le verifiche, molti di più, dico 3.000 al mese costo, ma no, perché glieli danno a loro, l'indotto della cooperativa, loro staranno lì parcheggiati e poi vediamo che cosa succede. Allora io vi dico che 1.050 euro al mese, che 3.000 euro al mese, sapete quanti redditi nazionali di natalità, quanti 500 euro al mese potremmo dare ai nostri figli? Ecco, solo noi possiamo essere garanti di tutto questo. Con questo passo la parola al nostro segretario, al signore Michele. Grazie a tutti. Scusami, solo questo, poi avremo falso allarme. In tempi no, anche per un discorso per il turismo, per le nostre coste, i nostri posti che ci sono tanto cari. Ricordiamo che il gruppo anche primordiale di Casa Pound, prima che esistesse Casa Pound stessa, perché con Simone Di Stefano, anche con Marco in altri schieramenti e tutto quanto, è più di 20 anni che facciamo politica fianco a fianco. Ecco, questo per chiarire che non siamo proprio i giovani ragazzi di Casa Pound, i sbarbatelli di Casa Pound, perché se si fa da più di 20 anni politica insieme, insomma, qualche anno incominciamo ad averlo. In tempi non sospetti parlava della direttiva Bolkestein, che si sta mangiando il nostro territorio. Oggi è attuale, quindi noi vogliamo andare anche contro questo. Grazie, veramente. Grazie. Grazie a tutti voi per questo evento veramente partecipato, e rimango sbalordito perché, come dico sempre, sto girando l'Italia giorno per giorno in ogni angolo. Nell'ultima settimana ho visto, non ricordo più neanche quante città, quante province, sono state a Catania, sono state in Calabria, sono state in Veneto, ieri ero in Imperia, che è un altro degli estremi della nostra bellissima nazione, e vedo sempre un'estrema partecipazione, vedo sempre più persone, vedo tantissima attenzione e amore attorno a questo movimento, nonostante poi gli attacchi dei nostri simpatici amici che, come nel caso di Imperia ieri, con minacce di tipo prettamente mafioso, hanno fatto sì che l'albergo alla fine dismettesse la sala, perché dall'altra parte ci sono quegli idioti che dicono veniamo qua, spacchiamo tutto, buttiamo il letame dentro la hall dell'albergo. Nonostante sia stata annullata la sala, quando sono arrivato in una città che comunque sì era deserta perché faceva freddo, direi un momento incredibile, e poi da quelle parti non è che si esce tanto dopo le 6:30 del pomeriggio, sono arrivato in una piazzetta che era strapiena di persone con bandiera alla mano, tanti giovani, tanti ragazzi, ma anche tanti lavoratori, padri di famiglia, quindi veramente c'è
un calore attorno a Casa Pound che non misuravamo da tempo, ma non perché è vero che sostanzialmente questo è stato sempre un movimento militante fatto di ragazzi che poi per questa sala con cui condividiamo la politica da ormai 20-25 anni, ma abbiamo fatto percorsi durissimi per mettere insieme tutto questo movimento. Ricordo che ieri credo di aver inaugurato quasi la 110, la sede numero 110 o credo la 109. Tutto questo fatto con le nostre forze, con la nostra volontà, mettendo le mani in tasca a noi stessi, senza avere finanziamenti pubblici, veramente costruendo giorno dopo giorno qualcosa che ormai non può più essere né fermato né cancellato. Riflettevamo sul fatto se non si raggiunge questo fatidico 3% cosa succede? Non succede niente, continueremo inesorabilmente a costruire, inesorabilmente ad avere attorno a noi sempre più italiani, sempre più persone che credono che quello che stiamo facendo sia l'unica cosa che sostanzialmente può rivoluzionare la politica italiana e in qualche modo salvare questa nazione. Quindi non cambierà nulla quale che sia il risultato, però io vi garantisco che questo risultato che già mettiamo in campo oggi senza andare a contare i voti nelle urne è già un risultato assolutamente straordinario. Siamo uomini e donne, non siamo più ragazzi e ragazze di Casa Pound. Mauro ci tiene spesso a dire sostanzialmente sul fatto che noi siamo preparati, che abbiamo una visione dello Stato e della nazione. Sicuramente non saremo i professori della politica, non saremo usciti dalla Bocconi, ma quelli che sono usciti dalla Bocconi e si sono messi a governare questa nazione non mi sembra che abbiano ottenuto tanti risultati, anzi mi sembra che abbiano distrutto questa nazione. E gettato nella disperazione più nera tantissime famiglie, tanti padri di famiglia, quello che è successo con i governi tecnici e con il signor professore emerito della Bocconi Mario Monti, credo che abbia letteralmente gettato nella disperazione così tante persone e fatto registrare un numero di suicidi mai registrato prima nella storia della Repubblica Italiana. Quindi non serve essere esperti, non serve avere le lauree in economia per capire, poi per carità, a parte diciamo, il gruppo frontale che vi parla qui che è composto da militanti, è ovvio che dietro di noi ci sono anche professori universitari, ci sono economisti, ci sono laureati in tutti i settori, perché questo movimento negli anni ha aggregato intorno a sé esperti competenti di tantissime materie. Questi esperti competenti di tantissime materie, al contrario di ciò che succede negli altri partiti, non vengono sventolati per dire noi tecnicamente siamo preparati, perché qui vale il principio di dimostrare al nostro popolo che la prima cosa che dobbiamo mettere in campo è il sacrificio, anche fisico se necessario. Per cui chi vi parla, chi si mette a fare il segretario del movimento, oltre ad avere diciamo così, delle competenze di comunicazione e una pazienza zen per affrontare i nostri avversari sotto ogni punto di vista, diciamo così, invece che poter esibire un percorso formativo come laureato in economia e professore all'università Tal dei Tali, mette sul curriculum ma di fronte ai propri lettori magari una condanna a 4 mesi per aver strappato la bandiera all'Unione Europea o una condanna, se ancora non l'ho presa però, diciamo, qualche mese di carcere, sia in carcere sia ai domiciliari per aver difeso un'anziana signora da uno sfratto che queste sono le competenze richieste per presentarsi agli italiani e dirgli noi vi difenderemo, perché quando diciamo noi vi difenderemo noi lo faremo fattivamente e veramente, quindi qui sta la grande differenza. Poi non credo ci voglia, e andiamo a parlare del nostro programma, uno scienziato in economia per capire che la moneta unica, l'euro e l'Unione Europea e i vincoli che questa organizzazione ha messo sul bilancio della nostra nazione sono letteralmente ciò che ci stanno portando al fallimento più totale, sono dei vincoli che ci hanno deindustrializzato sostanzialmente la nazione, hanno fatto sì che le nazioni che noi consideriamo amiche, che noi consideriamo partner, abbiano in questi anni sostanzialmente combattuto una guerra feroce commerciale contro l'Italia per arrivare ai risultati che vediamo, ovvero lo smantellamento di interi settori molto importanti della nostra economia. La siderurgia, non produciamo più acciaio, la chimica l'abbiamo venduta o smantellata quasi tutta, abbiamo venduto gran parte della chimica ai cinesi o stiamo dismettendo molte fabbriche.
la siderurgia in mano agli indiani, le acciaierie chiudono, le abbiamo vendute agli algerini, non produciamo più acciaio. Una nazione che non produce acciaio non può essere una nazione industriale, perché la base dell'industria rimane l'acciaio, e se noi non facciamo l'acciaio non possiamo essere una nazione industriale. Nei fatti, appunto, non si costruiscono più automobili in Italia, almeno non al livello che conoscevamo un tempo. Ci sono pochi modelli che circolano le strade della nostra nazione che sono prodotti in Italia. Il signor proprietario Marchionne, della Fiat, non mi ricordo che c'è quel nome simile, insomma, uno spirito maligno, però quel bravo signore ha preso la fabbrica, ha dismesso qui tante fabbriche, ha portato la residenza fiscale altrove, ha portato la sua azienda altrove, e sostanzialmente anche qui si appresta poi a chiudere linee di produzione. Questo perché non siamo una nazione industriale, perché non produciamo l'acciaio. Lo stesso vale per tanti comparti, gli elettrodomestici, chiudiamo qui per spostare la produzione sempre altrove, dove il costo della manodopera è più basso, dove sicuramente si pagano meno tasse, però sostanzialmente perdendo delle conoscenze che poi difficilmente potremo recuperare. Quindi per me l'Unione Europea e l'euro è questo. Quando io penso all'euro e penso all'Unione Europea, la prima immagine plastica che mi viene in mente è un agricoltore che prende il suo prodotto, lo raccoglie dai rami e lo getta sotto le ruote del trattore per schiacciarlo, perché l'Unione Europea gli paga una sovvenzione per attuare questo tipo di politiche, o un allevatore che munge le sue vacche e poi getta il latte nelle fogne. Questo è quello che mi viene in mente quando penso all'Unione Europea, perché poi nei nostri supermercati, per esempio, dobbiamo trovare gli agrumi che vengono dalla Spagna, dobbiamo trovare agrumi che vengono quasi da ogni parte del mondo, perché sono stato giù in Sicilia e mi hanno parlato anche di agrumi che arrivano dall'Australia, che vengono presi, messi dentro la cera, poi congelati, poi scongelati, ritolta la cera e rimessi nei nostri mercati. Dobbiamo trovare all'interno degli scaffali dei supermercati olio d'oliva con nomi bellissimi, altisonanti, italiani, nomi italianissimi: Carapelli, il Casolare, Farchioni. La nostra famiglia da 800.000 anni produce l'olio per voi, e poi se prendi l'etichetta e vai a leggere trovi olio prodotto con miscele di oli dell'Unione Europea, o addirittura oli anche non dell'Unione Europea, perché qualcuno a Bruxelles ha fatto un accordo con il Nord Africa per cui noi dobbiamo importare dell'olio che viene fatto sulle coste del Nord Africa. Non sappiamo come venga prodotto, non sappiamo che tipo di prodotti chimici si usino, non sappiamo quanto vengono pagati i lavoratori, non sappiamo niente di come si produce quell'olio, però qui ne arrivano a cisterne, congelato, scongelato, e poi messo in queste belle bottiglie, no, dove magari c'è anche il tricolore, dove si fanno riferimenti al mondo rinascimentale, alla vecchia Toscana o altre cose fantasmagoriche. Gli oli prodotti in Italia inesorabilmente costano tantissimo rispetto a quello che ci possiamo permettere noi, sono sempre di meno, e addirittura quel prezzo che per noi è diventato esorbitante non consente ugualmente a quei produttori di trarne il giusto guadagno, e quindi inesorabilmente i nostri produttori di olio giorno dopo giorno chiudono. Questa per me è l'Unione Europea. Io in questo ravviso il male dell'Unione Europea, quindi ravviso proprio una volontà di distruggere i tre comparti fondamentali della nostra economia, che sono l'industria messa in ginocchio su volontà del nostro concorrente principale, che è quello tedesco, l'agricoltura, la moda, il lusso, l'agroalimentare, il latte, i latticini, che sono messi in ginocchio e comprati inesorabilmente dall'altro nostro concorrente, che è quello francese, e poi un'altra volontà ovviamente comunitaria di chiudere appunto la nostra agricoltura in un cassetto per favorire di volta in volta chi, o a volte gli spagnoli, che hanno anche loro un grande settore agricolo, a volte gli olandesi. Insomma, c'è sempre qualcuno che deve porre un interesse che va a scapito del nostro interesse nazionale. Quindi per noi questo è l'Unione Europea. Ecco perché l'altro giorno sono andato a Bruxelles, come diceva giustamente Marco, non a rassicurare i nostri partner come fanno tutti, come Di Maio che va a Londra, a Washington, o come Berlusconi che va alla sede del Partito Popolare a rassicurare tutti. Io sono andato lì a cercare di mettergli un po' di terrore, sono andato lì a dirgli: guardate che ci sono ancora italiani che vogliono uscire dall'euro e vogliono uscire dall'Unione Europea, perché non vogliono più stare a sentire le vostre follie che ci stanno letteralmente distruggendo. Perché credetemi, nella testa di questi signori il concetto è molto semplice:
La Germania fa l'acciaio, fa l'industria pesante, fa i treni, fa i macchinari, fa le macchine, Volkswagen, tutto quello che conosciamo, tutto quello che sapete benissimo. La Francia fa il lusso, fa l'agroalimentare, fa i formaggi, fa la moda, e noi italiani semplicemente dobbiamo essere quelli che quando questi signori vengono qui in vacanza ci facciamo qui, cantiamo una bella canzone col mandolino, ci facciamo crescere dei baffoni neri, gli portiamo una bella mozzarella e li accontentiamo in tutto quello che vogliono, e loro vengono qui a vedere i nostri 3.000 anni di storia abbandonati, perché poi sono tra l'altro anche abbandonati inesorabilmente al disfacimento. Ora, è vero che noi siamo i più bravi produttori di mozzarella del mondo, è vero che siamo anche bravissimi suonatori di mandolino e cantanti, siamo ottimi camerieri, siamo orgogliosi, lo facciamo al meglio, siamo i più bravi camerieri nel mondo, ma questa nazione continua a essere una nazione all'avanguardia e eccellenza di tanti altri settori. Noi produciamo armi, siamo i secondi esportatori al mondo di armi, produciamo aerei da guerra, produciamo carri armati, facciamo alta tecnologia, produciamo satelliti, facciamo un sacco di cose, facciamo ancora un minimo di chimica, abbiamo ancora un'industria, cioè abbiamo ancora nelle nostre mani le leve per riprendere il nostro destino, e non ce le vogliamo far togliere da questi sciagurati che stanno seduti a Bruxelles. Quindi per noi il ritorno alla moneta unica nostra sovrana e l'uscita dall'Unione Europea sono i primi due punti a presupposto di tutto ciò che viene dopo, perché finché noi avremo una moneta che viene stampata in una banca privata che si trova di fuori della nostra nazione, finché avremo il pareggio di bilancio in Costituzione messo da tutti i partiti, Lega compresa, Fratelli d'Italia compresa, all'interno della Costituzione, noi non potremo fare nessun piano di investimento per questa nazione. E voglio dire, come dice Silvio Berlusconi, che lui abbasserà le tasse e contemporaneamente alzerà le pensioni. Non si può fare. Hanno ragione tutti i giornalisti che gli dicono non ci sono le coperture, non si può fare, perché se uno rimane a ragionare con una moneta che non è nostra e col pareggio di bilancio in Costituzione, va da sé che io non posso creare nulla a favore del mio popolo, perché se voglio alzare le pensioni, quindi se voglio erogare più fondi pubblici ai servizi, per fare questo, non potendo stampare moneta e avendo il pareggio di bilancio, quei soldi che escono li dovrò andare a prendere dalle tasche degli imprenditori, così come succede regolarmente. E va da sé anche che se io voglio abbassare le tasse all'imprenditore, per quei soldi che non entrano più nelle casse dello Stato, io dovrò andare a tagliare il servizio pubblico, quindi la pensione alla vecchietta o l'ospedale pubblico, come in effetti stava succedendo e come ci ha raccontato Mauro. Quindi chi vi promette queste cose, non mettendo come premessa che usciremo dalla moneta unica e torneremo sovrani appunto della nostra economia e del nostro bilancio, vi prende letteralmente in giro. Qui siamo di fronte alla più grande presa per i fondelli da parte della politica, di tutti quelli che si presentano e che non dicono usciremo immediatamente dall'euro e poi faremo questo, questo e quest'altro, perché chi non vuole uscire dall'euro semplicemente deve fare l'esecutore degli ordini che arrivano da Bruxelles. Quindi per noi l'uscita dall'euro e tornare ad essere sovrani è il primo punto. Cosa vuol dire uscire dall'euro? Vuol dire avere una nostra banca centrale che torna ad essere pubblica, che viene messa sotto il controllo del Ministero Economia e Finanze, a cui viene demandato il monopolio della stampa della moneta che circola nelle tasche dei cittadini, il che vuol dire che quando lo Stato si deve finanziare, no? Sapete, lo Stato a un certo punto si deve finanziare, emette dei titoli di debito pubblico, oltre alle tasse che entrano dalle tasche dei cittadini. Oggi questi titoli di debito pubblico sostanzialmente per la maggior parte vengono acquistati da banche estere, investitori stranieri, quelli che Di Maio è andato a rassicurare l'altro giorno, grandi fondi speculativi, comprano tutti quanti il nostro titolo di debito pubblico e quindi sostanzialmente ci tengono per il collo, perché quando vogliono, come nel 2011, questi titoli di debito pubblico che stavano nelle banche tedesche ad esempio sono stati gettati sul mercato, perché Berlusconi non andava più bene a qualcuno, sono stati gettati sul mercato ed è stata creata la crisi dello spread, ok? Quindi è stato fatto il colpo di Stato di cui parleremo poi successivamente. Noi vogliamo invece che quando lo Stato si deve finanziare, il titolo di debito pubblico che riesce a collocare a livello nazionale, quindi facendo intervenire le banche nazionali, le assicurazioni, i privati cittadini, le imprese che investono in titoli di debito pubblico, viene collocato a livello nazionale. Quello che non viene collocato viene acquistato dalla banca centrale che emette moneta, compra quel debito, se lo mette in banca, quindi quello è il debito che sta nelle mani dello Stato, è un debito che sostanzialmente abbiamo nei confronti di noi stessi, se vogliamo può stare lì o se vogliamo può essere semplicemente cancellato con un colpo di penna. Questa è la sovranità
non è fantascienza, lo fa l'Inghilterra, lo fanno gli Stati Uniti, lo fanno tutte le nazioni che battono moneta e che sono proprio nazioni e stati civili proprio perché ancora battono la loro moneta. Noi questa libertà di fare queste cose l'abbiamo inesorabilmente buttata nel secchio nel giorno in cui siamo entrati nella moneta unica. Ebbene, noi vogliamo riprenderci questa libertà ed iniziare a ragionare come ragiona una delle nazioni più avanzate del mondo, che è il Giappone, che è il debito pubblico più alto del mondo, il rapporto debito-PIL più alto al mondo, e voi andate in Giappone e ditemi se vedete la miseria che vedete qui all'interno della nostra stessa nazione. Il Giappone è all'avanguardia in tutte le tecnologie, il Giappone come l'Italia è un paese privo di risorse, questo lo rispondere anche quando vi dicono no, ma come facciamo noi se ci stampiamo la nostra moneta a comprare il carburante, no? Perché sembra che chi non c'ha l'euro non può comprare la benzina. Invece poi invece scopriamo che vabbè, a parte che il Giappone che sta 100 anni avanti a noi sotto tutti i punti di vista, ma anche se andate in Polonia, dove non hanno l'euro, attenzione, in Polonia non c'è l'euro, la benzina c'è, non è che le macchine vanno a pedali, okay, la benzina c'è e costa meno di quanto costa qui da noi che abbiamo il fantastico euro, quindi non ci facciamo prendere in giro da tutte le sciocchezze che dicono i famosi professori dell'economia, perché credetemi l'unica cosa che interessa a quei professori dell'economia è mantenere alto il valore dei grandi capitali, perché quando noi mettiamo la nazione a fare quello che ho detto io, ovvero a stampare monete, a finanziare, diciamo così, la vita dei cittadini, le imprese, lo Stato che torna a fare il regolatore dei processi economici, succede sicuramente che la moneta vale un po' di meno nei confronti dell'estero, succede che sicuramente la moneta ha un'inflazione più alta rispetto a quella che abbiamo oggi, che è praticamente zero, che ci sta ammazzando, e quando l'inflazione è alta o la moneta è un po' svalutata, il problema non ce l'ha il lavoratore, non ce l'ha l'imprenditore che utilizza quei capitali per lavorare, il problema ce l'ha chi ha messo da parte 100 miliardi di euro, l'ha chiuso dentro un cassetto, ce li ha lì e non vuole che vengano svalutati, perché quando c'è l'inflazione al 5%, a fine anno quel capitale sarà svalutato al 5%, chi ha 20.000 euro in banca se ne strafrega se sono svalutati del 5%, l'imprenditore se ne strafrega perché quei soldi li utilizza continuamente per lavorare, li spende, compra macchinari, assume persone, quindi questo è il lavoro. Chi ha 100 miliardi dentro un cassetto come zio Paperone li vede la mattina che scendono e sta lì e si preoccupa, quindi secondo me con una svalutazione della moneta e con un po' più di inflazione rispetto a quanto ne abbiamo oggi, anche il signor Paperone che ha accumulato 100 miliardi di euro sarà propenso a spenderli, quindi a mettere mano al suo capitale per farlo crescere, investire, così come dovrebbe fare lo Stato, perché lo Stato ugualmente se vuole raggiungere degli obiettivi economici a un certo punto dice, come qualsiasi azienda, non so se qui ci saranno imprenditori, immagino, immaginate voi imprenditori a ragionare in niente finanziamenti, quindi la banca che non vi dà mai una lira, e avere il pareggio di bilancio all'interno dell'azienda, quindi non poter spendere senza fare programmazione economica, che vuol dire chiudere nell'arco di un anno o due. Allora, lo Stato deve prendere 100, stampare 100, prendere dai cittadini 100 che prestano i soldi, metterli in campo, assumere le persone, comprare i macchinari come farebbe un'azienda, e di quei 100, nell'arco di 5 anni, tornare indietro di 500. Questo è il presupposto di qualsiasi iniziativa economica che vuole avere un investimento e un rientro. Quindi anche Paperone dei Paperoni, che ha il suo capitale fermo e immobilizzato lì, a un certo punto sarà portato ad investirlo nell'economia reale. Quindi questo vuol dire tornare ad essere una nazione sovrana dal punto di vista economico e riacquistare una cultura del lavoro, perché noi è quello che abbiamo perso, noi siamo gli eredi di chi ha fondato la civiltà del lavoro, non la civiltà della soppressione della libertà come dicono gli altri, non la civiltà della violenza, ma noi abbiamo creato la civiltà del lavoro. Se voi andate all'Euro c'è un palazzo quadrato pieno di buchi che si chiamava Palazzo della Civiltà del Lavoro, poi l'hanno rinominato in Palazzo della Civiltà Italiana, Palazzo della Civiltà del Lavoro, dove sopra c'è scritto siamo un popolo di artisti, di eroi, di poeti, di santi, di combattenti, di navigatori, di trasmigratori, un sacco di cose, però tutte cose concrete, di lavoratori, di gente che fa le cose, questa è, diciamo così, la missione della nostra nazione. È una visione, ripeto, questa dello Stato che interviene nell'economia e la fa funzionare, quindi la collettività che si prende la sua responsabilità, che non è compatibile con la visione economica che hanno nel nord dell'Europa, che hanno i tedeschi, che hanno i loro pallini moralistici su il debito, questo debito come se fosse, no, se c'è il debito è come se ti sei tolto le mutande nella pubblica piazza. È un modo di fare economia che non funziona con una nazione come la nostra che ha una visione completamente differente. Quindi dobbiamo tornare come prima cosa ad avere una visione diversa dell'economia con una sovranità monetaria e di bilancio. Da questo che cosa deriva? Lavoro, diffusione della ricchezza,
quindi lavoro stabilizzato, perché tutti quanti saranno propensi di più oggi in questo tipo di economia, che è il contrario di quella che ho descritto io, va per la maggiore, la precarizzazione del lavoro, quindi i contratti sono tutti a tempo, sono tutti a progetto, sono tutti col gratta e vinci, sono tutti ti chiamo quando mi serve, quindi hanno completamente distrutto qualsiasi prospettiva nei nostri giovani, ed è questo il primo motivo della sterilità. Noi non siamo diventati sterili perché c'è una polverina nell'acqua che ce l'ha messa la Spectre e non facciamo più figli. Noi siamo diventati sterili semplicemente perché oggi non possiamo immaginare di mettere al mondo un bambino senza sapere che andremo incontro probabilmente a un dissesto economico, all'impossibilità, all'incertezza di potergli dare quello che serve, cioè un tetto sulla testa e il cibo nella bocca. Questa è la realtà dei fatti. L'hanno fatto precarizzando l'esistenza, invece con una sovranità monetaria di bilancio, con lo Stato che torna a rimettere in piedi l'economia, che fa gli interventi che deve fare, noi potremo stabilizzare il lavoro, potremo dare lavoro a tutti, cercare di raggiungere la piena occupazione, aumentare i salari e quindi far sì che l'idea che si possa trovare un lavoro stabile e sicuro che ci accompagni per tutta l'esistenza non diventi più un miraggio, ma diventi sostanzialmente la base su cui costruire il nostro futuro. Quindi lavoro, lavoro, lavoro. Da questo deriva poi il progetto della casa che vi ha descritto Mauro, ovvero far sì che tutte le coppie diventino proprietarie della casa in cui vivono, possibilmente, quindi non più il mutuo bancario come lo conosciamo, voi andate in banca, la banca ti presta i soldi, che succede? Che la banca prende un capitale che ha dei correntisti, si espone, li mette in mano a chissà chi, quello compra un immobile, lo mette a garanzia, no? E poi la banca, spesso e volentieri, magari non quelli che hanno i direttori bravi e che hanno una visione sociale dell'esistenza, ma altre, si mettono lì e aspettano, perché tanto sbagli 1, 2, 3, 4, 5 rate, a 5 rate mi riprendo la casa che hai messo a garanzia, a te ti ho mandato sull'astrico, mi riprendo le garanzie che hai messo magari a monte, il terreno che diceva Mauro, a casa di nonna, e sicuramente io banco ho fatto un'operazione interessante per me, ma ho desertificato anche qui il futuro di una giovane coppia. Allora facciamo invece che la coppia vada alla banca e dice io voglio comprare quella casa, la banca prende i soldi dei correntisti, compra quella casa, quindi compra un bene che mette in attivo in bilancio, perché è un bene che poi rimane all'interno del bilancio della banca in attivo. La giovane coppia con un quinto o un quarto delle strade si compra quella casa piano piano, mese dopo mese, con i risparmi, finché va tutto bene con la nostra visione del lavoro stabile, sicuro e ben pagato, le cose andranno bene, ma se c'è un problema, se tutte e due rimangono disoccupati, arriva una malattia grave, ti devi trasferire dall'altra parte della nazione per un motivo o per un altro per lavoro, la banca si tiene l'immobile, restituisce le rate alla giovane coppia e la banca ha la sua casetta che può rimettere sul mercato, rivendere, quindi ha un bene, non ha perso niente la banca e non ha perso niente la giovane coppia. Si riprende i soldi, la banca ovviamente si tiene l'interesse che c'è in questa operazione finanziaria, perché non è regalare le case, ma l'interesse basso, fisso, deciso dallo Stato, ci deve stare perché la banca deve avere il suo guadagno, ma così sostanzialmente abbiamo fatto sì che questo mutuo diventi sociale e non diventi più, diciamo, il cappio al collo che ti insegue per 30 anni di esistenza. Come facciamo ad obbligarli? L'ha detto prima Mauro, facciamo un istituto pubblico che vada a fare concorrenza alle banche, quindi se la giovane coppia si riceve un no da una banca, riceve un no da un'altra banca, a un certo punto si rivolge all'istituto pubblico del mutuo sociale, che è un vecchio ente così come li conosciamo una volta, che sta lì, che dentro ha 30-40 miliardi di euro che prendiamo da Cassa Depositi e Prestiti, che è il grande tesoro nazionale, che oggi sta lì, non si sa bene a fare bene cosa, ne prendiamo solo 30, quindi pochissima parte, li mettiamo lì dentro e la giovane coppia si rivolge all'ente pubblico e l'ente pubblico fa il servizio finanziario che le banche oggi magari si rifiutano di fare. Allora vedrete che le banche con questa concorrenza saranno interessate anche loro ad erogare i mutui sociali così come vogliamo che facciano, quindi la casa, la proprietà della casa, e il terzo punto, come ha detto Mauro, il reddito nazionale di natalità, ovvero questi 500 euro al mese da 0 a 16 anni. Anche qui senza il meccanismo, l'ha spiegato bene Mauro, no? C'è la carta elettronica, non ci sono soldi in contanti, perché non è che ti nasce il bambino, ti mandi i soldi in contanti a casa e tu ci fai quello che ti pare. Ti arriva questa carta con cui non puoi tirare fuori i contanti, non puoi comprare il televisore, non puoi comprare il cellulare di ultimo modello, li puoi spendere per tutto ciò che è inerente alla vita del bambino o della famiglia e a fine mese si riazzera. Quindi quello che hai speso 400 euro, non rimasti 100 euro, stop, si riazzera e il mese dopo stai a 500, così non accumuli soldi, lo rimetti nel cassetto, perché alla fine questa operazione, se calcolate 500 euro da 0 a 16 anni sono quasi 100.000 euro, non è che metti la testa nel cassetto e tiri fuori 100.000 euro dopo 16 anni, sei obbligato a spenderli e quindi a far girare
questo fiume di denaro all'interno dell'economia di prossimità. Costa 20 miliardi di euro a volerlo fare. Ora, 20 miliardi di euro in una nazione come vi ho descritto, che ha la sovranità monetaria e di bilancio, se ne strafrega di dover trovare le coperture, perché noi queste sono cose che dobbiamo fare, siamo obbligati a farlo se non vogliamo estinguerci ed essere minoranza, come ci dice l'Istat nel 2080, nel nostro paese. Noi non possiamo permetterci di essere minoranza nel nostro paese, perché nel 2080 io sarò morto, ma qui ci saranno le mie due bambine, e io non posso pensare di morire e lasciare le mie due bambine minoranza all'interno della nostra stessa nazione, perché essere minoranza all'interno della nostra stessa nazione vuol dire essere comandati da quelle persone che stiamo pescando in mezzo al mare, e quelle persone che stiamo pescando in mezzo al mare non sono Eddie Murphy o Morgan Freeman, sono il nigeriano e ti fa pezzi e ti mette dentro una valigia. Di essere minoranza all'interno della nostra stessa nazione. Mo' mi diranno, no, hai detto le parole di odio, fomenti l'odio, poi il matto prende la pistola e va a sparare, no? Perché oggi ci hanno detto anche questo, che è colpa nostra, no? Siccome non ci piace che un nigeriano prenda una ragazzina, la faccia a pezzi, la metta dentro una valigia facendo sparire gli organi interni, siccome non ci piace, e io ho detto che sono contrario alla pena di morte, perché io sono contrario alla pena di morte, però sono contrario alla pena di morte perché la pena di morte è una pena meno lieve del carcere a vita, fatevelo dire da chi in carcere c'è stato. Se uno sta... Io sono stato solo 48 ore in cella di isolamento, quindi sono stato 48 ore dentro una scatola, con la luce accesa, 48 ore, senza una finestra, senza contatti con l'esterno, perdi completamente il senso del tempo, non sai più che ora è, non sai più se è giorno, non sai più se è notte, perché poi ti addormenti, ti svegli, sei completamente fuori dalla dimensione reale dell'esistenza. E ho fatto 48 ore, è stata l'esperienza più brutta della mia vita. Immaginate a fare tutta la vita un'esperienza del genere. Quello è peggio della pena di morte. Però sarebbe peggio della pena di morte se l'essere che sta messo in quella condizione avesse una coscienza a indicargli il male che ha fatto. Che voi pensate a passare la vita in carcere dopo che avete ucciso i vostri genitori, o a passare la vita in carcere dopo aver commesso un crimine orribile? Sarebbe la cosa più veramente una delle cose più terribili al mondo. Meglio la morte, cioè sarebbe una liberazione per una persona che ha commesso un reato del genere passare, piuttosto che passare la vita in carcere. Però bisogna pure avercene una coscienza per far sì che questa coscienza sia turbata. Io sono convinto che quello che ha ammazzato quella ragazzina una coscienza non ce l'ha. E quindi mi domandavo semplicemente se non fosse più pratico rispedirlo in Nigeria dentro una cassa di zinco, almeno per dimostrare a quelle nazioni che guardate, riprendetevi questo essere, questa cosa, perché noi veramente non vogliamo neanche averlo sul nostro suolo, neanche da morto. Quindi, facendo questa riflessione, oggi è stato detto che noi abbiamo fomentato il matto che si sveglia con la pistola e si va a far fare giustizia da solo. No, noi parlavamo comunque di una giustizia realizzata dallo Stato. È vero che nessuno deve farsi giustizia da solo, però è vero pure che lo Stato nelle strade deve lui dare la giustizia, perché se la giustizia non c'è, se lo Stato non è presente, se succedono queste cose commesse da una persona che già era stata fermata per spaccio, che non doveva essere sul nostro... Quante ne abbiamo sentite? Di persone che avevano i decreti di espulsione, che non dovevano stare qui, che avevano commesso già reati e che poi alla fine prendono e ammazzano qualcuno. Quindi è vero, nessuno si deve fare giustizia da solo, ma è vero pure che la giustizia deve regnare nelle nostre strade, e oggi inesorabilmente non è così. Quindi non sono le nostre parole di odio, come dicono loro, a generare tutto questo. Tutto questo è generato da chi non fa la giustizia nelle strade e da chi pesca le persone in mezzo al mare per riempire le nostre città, perché ogni pescato in mezzo al mare vale 1.050 euro al mese, staccati dalle casse dello Stato e infilati nelle saccocce degli amici della politica che gestiscono le cooperative. Quindi colpevoli siete voi inesorabilmente, e continuerete ad essere voi di tutto il male che si vede su questa nazione, non di certo Casa Pound e non di certo le nostre parole. Quindi con uno Stato sovrano noi possiamo fare un sacco di cose, possiamo fare reddito di natalità, possiamo rispedire 500.000 clandestini che si trovano qui a casa, fanno bene a portare i ragazzi in mare, in piscina, come devo fare anche da alcune parti, perché devo prendere dimestichezza, perché con il
mare dovranno avere a che fare, perché sulle navi noi li vogliamo riportare nelle loro navi. Noi abbiamo in mente uno Stato sovrano che torna ad avere il ruolo che aveva un tempo la nostra Italia nel Mediterraneo e soprattutto in Africa, ovvero la capacità di presentarsi alla Nigeria, al Senegal, a queste nazioni con l'autorità dello Stato e di dire: bene, cosa c'è qui che non va? Tutto, no? Perché stranamente noi da 3.000 anni poi qui abbiamo fatto strada, acquedotti, abbiamo costruito palazzi, scritto i libri della legge, fatto un sacco di cose, lì non c'è niente. Vabbè, sarà colpa del clima. Ora, noi potremmo andare giù con lo Stato e dire: amici della Nigeria, amici del Senegal, veniamo noi con le nostre aziende pubbliche e private, investendo denari a costruire le strade, gli acquedotti, i porti, gli ospedali, le università, tutto ciò che inesorabilmente manca. Lo faremo noi con le nostre competenze, ma la manodopera con questi progetti sarà esclusivamente quei ragazzoni che stanno parcheggiati nei centri d'accoglienza, perché questi è chiaro che non possono essere presi e buttati in mezzo al mare in pasta ai pesci, come dice qualcuno. Questo è fuori di ogni discussione, non si può fare, ma noi dobbiamo avere la possibilità di andare al centro d'accoglienza, suonare il campanello con una pala, come dico sempre, in mano, mettergliela in mano a loro e dirgli: guardate, noi giù da voi stiamo costruendo le strade, i porti, gli acquedotti, asfaltando appunto il terreno, cosa che i nostri nonni hanno fatto 100 anni fa, ecco la pala, andate a lavorare, dimostratemi che siete venuti qui per lavorare e che non siete venuti per stare chiusi nel centro d'accoglienza col cappellino rigirato in attesa di diventare il futuro Baldelli o di diventare il futuro cantante di X Factor, perché tanti sono venuti qui pensando, sicuramente con una visione distorta che diamo noi e con una visione distorta che gli stessi che stanno qui danno a casa, perché io mi ricordo che uno degli stupratori delle ragazze di Rimini si faceva le foto seduto sulle belle macchine parcheggiate, ovviamente lui si sedeva lì, un cappelletto, col bel giacchetto che gli davano quelli del centro d'accoglienza, si faceva la foto, la mandava a casa e diceva: guardate in quale Italia ho svoltato, faccio una bella vita, faccio questo, faccio quell'altro. E poi da lì la gente spende migliaia di dollari per fare il viaggio nel deserto ed arrivare qui da noi, quindi c'è questo tipo di comunicazione che va letteralmente cambiata, e con lo Stato sovrano e con questi interventi bilaterali in Africa noi possiamo dimostrare agli africani che noi abbiamo la volontà di far sì che l'Africa diventi un posto dove esistono degli stati sovrani, delle nazioni da cui non si deve più scappare, ma dobbiamo anche dimostrare che qui non c'è nessun futuro per loro e che noi il futuro, l'unica ipotesi di futuro che possiamo dare a questi ragazzi è a casa loro, e quindi mandarli lì a lavorare, che sarebbe veramente la cosa più bella del mondo. Quindi questo è quello che metteremo in campo quando governeremo questa nazione, magari non sarà fra un mese e mezzo perché non possiamo vincere le elezioni, ma magari fra 5 anni o al più tardi fra 10 anni sarà quello che metteremo in campo. Quindi sì, si vedranno delle navi che partiranno ogni giorno da Civitavecchia, possibilmente con dentro 1.000-2.000 persone, che riporteranno questi lavoratori in Africa finalmente a lavorare, perché questo dobbiamo fare se vogliamo risolvere il problema, e questo si fa solo con la sovranità economica e di bilancio, come ho detto prima. Allora, rapidamente a chiudere con gli altri progetti, ovviamente vabbè, ne parlerò soltanto di uno, fermo restando che qui con la sovranità economica e di bilancio noi dobbiamo tornare per esempio a consumare prima i nostri prodotti, no? Tutto ciò che c'è qui intorno, il cuore, diciamo così, agricolo d'Italia, noi dobbiamo consumare in tutta Italia prima le cose che facciamo qui da noi, poi forse se avanza, se c'è qualcosa da, lo possiamo andare a prendere altrove, ma non possiamo, ripeto, più farci fare la concorrenza sleale dagli altri paesi. Questa è una visione ben precisa, almeno la prima cosa che possiamo fare magari è mettere una zeppa nell'occhio alla grande distribuzione. No, scrivetemi sul cartellino del prezzo dei pomodori quanto avete pagato il prodotto al produttore, all'origine. No, fatemi capire perché le melanzane le trovo a 2,20 e poi invece al produttore le avete pagate 40 centesimi al chilo, che è sotto il costo di produzione. Scriviamolo lì sopra, così almeno il cittadino o quando va al supermercato potrà leggere e dire: ma qui c'è qualcosa che non funziona, perché da 40 centesimi mandate a fare delle aziende e qui le vendete a 2,20, perché poi giù in Sicilia mi hanno detto che a 40 centesimi vanno tutti quanti falliti. E che succede? Arrivano le multinazionali, per esempio olandesi, che stanno lì ad aspettare che i produttori falliscono, perché i produttori poi le linee di credito sono chiuse inesorabilmente, vanno in banca, gli ridono in faccia, fanno chiudere tutto, arriva la multinazionale, si compra tutto in blocco e inizia a produrre con quei metodi fantastici tipo da schiavitù nordafricana, infatti i nostri campi sono pieni
di lavoratori del Nord Africa e di lavoratori indiani, perché semplicemente oggi o produci anche tu qui con gli schiavi oppure non sei in competizione col prodotto fatto dagli schiavi altrove. Quindi va, chiudiamo al prodotto fatto dagli schiavi, se lo mangiano gli schiavi dall'altra parte del mondo, così come dobbiamo fare anche con i prodotti industriali. Tu puoi chiudere qui perché conviene andare in Cambogia a sfruttare un cambogiano legato al tornio con una ciotola di riso con 5 euro al mese, chiudi la linea di produzione qui, ma io intervengo con lo Stato, facciamo una nuova IRI come c'era una volta, lo Stato interviene e dice ok, io mi compro tutta la linea di produzione, mi compro i macchinari, lasci i lavoratori a lavorare, le lavatrici continuo a farle io, tu vai in Cambogia, vai dove ti pare, ma qui non vendi più neanche un oblò di una lavatrice, cioè io non ti faccio più lavorare in Italia. Questo è l'intervento dello Stato in economia che fa inorridire i liberisti e le persone che oggi governano questa nazione. Ultima cosa e non ultima, la nazionalizzazione delle autostrade, le abbiamo costruite noi, i soldi dello Stato, col sudore dei nonni, sono nostre, per quale diamine di motivo oggi le diamo in concessione a una multinazionale che si chiama Atlantia, che è di proprietà di Benetton, che è di proprietà del fondo BlackRock. Io ieri sono andato a Imperia, ho messo 55,20 euro all'andata e quando sono ritornato a Roma stanotte ho rimesso 55,20 euro in tasca al signor Benetton. Ma questo è inammissibile. Togliamo le concessioni, nazionalizziamo, le costruzioni sono già nostre, c'è bisogno di nazionalizzarle, però con la nazionalizzazione si possono revocare le concessioni, non ci mettiamo niente, sta scritto in Costituzione, va, articolo 43, ridateci le concessioni indietro, le autostrade saranno a tariffa unica annuale, chi le usa paga 80 euro, mette il bollino sul parabrezza, così com'è in Austria, così com'è in Svizzera e così come anche in Germania dal prossimo anno, perché fino all'anno scorso erano gratis, anzi fino a quest'anno ancora sono gratis, 80 euro e ti giri tutte le autostrade tutto l'anno e vedete quanta ricchezza lasciamo in tasca ai lavoratori, agli imprenditori, alle famiglie che troveranno più conveniente andare in vacanza in Sicilia o nelle Cinque Terre piuttosto che prendere l'aereo e andare a Londra, perché oggi costa molto di meno andarsi a fare vacanza a Londra e prendere la macchina e girare la nostra bellissima nazione. Quindi nazionalizzazione autostrade, intervento dello Stato in economia, tutto questo è quello che dobbiamo mettere in campo per tornare ad essere liberi e sovrani. Quindi questa è la nostra visione dello Stato, la nostra visione della nazione, dell'economia, è una visione di speranza, una visione di futuro, ed è per questo che Casapondo non deve parlare in televisione, ed è per questo che io in 4 anni sono andato, sì, scusate, in 2 anni 4 volte, mi confondo, 3 volte a farmi fare processo politico, una volta nel pollaio a strillare con i bazzini starnazzanti, Crocetta e la cantante. Non dobbiamo parlare di queste cose. Quando vado in televisione, ieri sono stato a Sky 5 minuti, quando mi sono seduto il giornalista mi ha attaccato la solita storia, no? Con Ostia, il voto di Ostia, gli spada, gli ho detto ma scusate, ma qui quando si siede uno del PD, quale che sia, gli parlate dei 5 sindaci arrestati per 'Ndrangheta o di tutte le malefatte che fanno il Partito Democratico? Ammesso anche che noi si avesse delle colpe su Ostia e non ne abbiamo, perché non lo dice Simone Di Stefano, lo dice la commissione antimafia, che è il più alto organo che ha modo di parlare su mafia e criminalità organizzata, c'è in tante pagine che ho qui in macchina e che porterò, però quando mai mi chiameranno le trasmissioni televisive a far vedere a Formiglia e a tutti questi altri fenomeni, dove si c'è scritto nero su bianco che il questore capo di Roma, quando Rosi Bindi sta lì, Rosi Bindi, se voi leggete questo straccio dell'antimafia, veramente adesso concludo, Rosi Bindi in tutti gli interventi che fa, lei è il presidente della commissione antimafia, se ne strafregava della situazione di Ostia, se ne strafregava se la gente sta in mano alla mafia e ai taglieggiatori. L'unica cosa che lei ha chiesto 5 o 6 volte sempre agli organi competenti, ma esiste un rapporto di voto di scambio fra Casapound e la famiglia criminale Spada? Esiste un rapporto criminale? E il questore diceva no, e poi lei subito dopo tornava e lui gli diceva no, assolutamente non ci sono evidenze, non abbiamo niente, ma avete indagato bene? Cioè alla fine quello si è quasi alterato dicendo ma scusi, lei interessa il problema del territorio o le interessa la storia politica perché ha bisogno di attaccare un avversario politico? Quindi questa è la realtà dei fatti, noi non abbiamo nulla a che fare, però ogni volta che mi siedo invece di parlare della visione dello Stato, della nazione, della sovranità, devo parlare di queste cose. Comunque passo alla volta, questi alla fine cadranno, perché Casapound oggi parla a tutti gli italiani, quello che stiamo facendo noi è rimettere insieme un popolo, al di là delle differenze, delle appartenenze
che abbiamo noi a prescindere, politiche, destra, sinistra, centro. Noi abbiamo una storia e la rivendichiamo, sappiamo da dove veniamo, siamo gli eredi dei fondatori di questa città, siamo gli eredi di quelli che hanno fatto la civiltà del lavoro, siamo gli eredi di quell'esperienza politica, la riportiamo in questo millennio, quindi senza parlare di Stato totalitario o d'altro, cerchiamo di guardare a ciò che è stato fatto di buono e di realizzarlo oggi nel 2018. Ma noi parliamo a tutti, parliamo a chi si considera di centro, parliamo a chi si considera di sinistra. Credo che oggi, se una persona si considera di sinistra, il voto più di sinistra che può esprimere è quello a Casa Pound Italia, che è l'unica che è tornata a parlare di industria, di lavoro, di salari, si preoccupa dei disoccupati, veramente non c'è altra formazione. Quindi noi parliamo a tutti e parliamo a tutte le classi sociali, perché io sono stato ad Avellino a inaugurare la sede e ho trovato la sede piena di gente che era scesa dalle case popolari con le carrozzine perché vedono in noi una speranza. Sono stato a Verona, sono stato a Milano a parlare in consessi di imprenditori diciamo di livello molto alto, di professionisti affermati, e in tutte queste persone, in tutte le classi sociali vedono in Casa Pound una speranza, perché noi, ve l'ho dimostrato stasera, parliamo di una politica di cui non si sente più parlare da nessuna parte, cioè si parla solo di aria fritta, oppure si raccontano le favole come fa Silvio Berlusconi, che dice che loro governeranno insieme il paese, il centrodestra non può vincere. Questo dobbiamo dire ogni giorno a tutti quelli che incontriamo: il centrodestra non può vincere perché la legge elettorale l'hanno scritta apposta per pareggiare. Silvio Berlusconi andrà a governare con il Partito Democratico così come ha fatto in passato, è già scritto nel cielo, me lo posso tatuare qui sull'avambraccio. Silvio Berlusconi farà il governo di grande coalizione, nessuno può raggiungere il 41%, però loro dicono che governeranno insieme, è una frottola. L'unico voto oggi veramente che può cambiare le sorti di questa nazione è quella a Casa Pound, perché anche soltanto arrivando al 3% noi possiamo mandare in Parlamento e al Senato magari i nostri combattenti, quindi vedere questi ragazzi all'interno dell'aula della Regione Lazio, all'interno del Parlamento, all'interno del Senato, a dare battaglia. Quando diciamo battaglia a combattere, non vogliamo essere troppo metaforici, perché è vero che questi li dobbiamo inseguire, perché quando tu ti vendi le aziende pubbliche con dentro tutti i lavoratori e mandi fallita la gente, che poi mandi i padri di famiglia a suicidarsi, quando tu costringi le mie bambine ad andare in pensione a 100 anni, ad essere inesorabilmente, diciamo così, abbandonate ospiti nella loro stessa nazione, quando tu metti in campo queste politiche, ci vuole qualcuno che ti viene dietro, quando stai a mangiarti il tramezzino, la buetta del Parlamento, a metterti di fronte alle tue responsabilità, anche fisicamente, mi devi guardare negli occhi e devi sapere che ci stanno 12-20 ragazzi di Casa Pound che girano all'interno da Camera dei Deputati e che queste cose non si fanno più con tanta leggerezza. E l'altro giorno mi sono sentito dire, veramente, da una del PD: sei scorretto perché queste cose non si fanno. Avete sentito? Questi dicono che andranno in giro a bullizzare le persone all'interno della Camera dei Deputati. Per male gli faceva tutta questa filippica. Ma io gli ho detto: ma scusate un po', amici della sinistra, c'era il Partito Democratico, c'era un collegamento, un'altra di Sinistra e Libertà. Tutto, voi vi presentate oggi Liberi Uguali, hanno cambiato un miliardo di nome, tanto è sempre la stessa feccia. Allora, voi vi presentate oggi e parlate di diritti dei lavoratori, di stabilizzare il lavoro perché è il precariato, perché bla bla bla, dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quell'altro, no? E dite queste cose, vi prendete i voti degli elettori, poi vi sedete alla Camera dei Deputati e la prima cosa che mettete sul piatto è lo Ius Soli. Inesorabilmente hanno parlato di Ius Soli fino a 2 mesi fa, adesso siamo in campagna elettorale e non ne parla più nessuno. Quindi voi prendete in giro le persone e poi quando vi sedete lì senza mandato elettorale, perché nessuno oggi ha messo lo Ius Soli al primo punto del programma, capito? Però io sono sicuro che quando ci sarà il governo tecnico, la prima cosa che faranno quando si metteranno seduti sarà fare lo Ius Soli, quindi il pieno sfregio della democrazia e di tutte le chiacchiere che fate. Voi, traditori del popolo e del mandato elettorale, cercherete di fare una cosa che non è democratica, ovvero realizzare un progetto di cui non avete parlato in campagna elettorale. E non saremo noi gli antidemocratici quando poi proverete a fare queste cose e faremo volare, come abbiamo detto, le sedie da una parte all'altra della Camera dei Deputati, perché quella è la giusta reazione di un popolo che si vede preso in giro costantemente, perché i lavoratori qui fuori, le persone che rischiano la vita tutti i giorni al lavoro, che non arrivano a fine mese o che hanno problemi o che sono disoccupati e che non riescono a mettere la cena a tavola, se ne strafregano dello Ius Soli. E invece sembra che questo è il primo problema, e io temo, visto che Silvio Berlusconi lo ha detto l'altra sera in televisione, che questo Ius Soli, che lui dice si potrà approvare, adesso no, ma fra qualche anno, magari anche il prossimo, al 2019, temo che questo Ius Soli sarà nuovamente all'ordine del giorno. Bene, quello che abbiamo visto sotto al Senato, ovvero
200 ragazzi e ragazze di Casa Pound a fronteggiare i cellerini prendendosi le manganellate, le botte, le cose, la prossima volta possibilmente lo faremo con uno schieramento di fronti di 20-30 deputati di Casa Pound che saranno esempio per il nostro popolo, e quindi per questo vi dico che votando Casa Pound e mandando i nostri in Parlamento noi possiamo fare quella rivoluzione, perché quei 20-30 che saranno in Parlamento diventeranno l'esempio pratico per tutto il popolo italiano, che sempre più verranno l'esempio pratico. Pratico per tutti i giovani italiani che sempre di più vengono a Casa Pound, con quell'esempio dei parlamentari che si metteranno in prima fila a farsi arrestare, a fare quello che devono fare. Noi veramente nell'arco di 5-10 anni costruiremo un movimento che travolgerà la politica italiana, e allora vedrete che le cose cambieranno, perché questo popolo tornerà ad essere un popolo, si renderà conto di ciò che era un tempo, perché questa era una grande nazione, l'hanno costruita i nostri padri e i nostri nonni, e noi ci dobbiamo rendere conto, noi generazioni di italiani vivi adesso, che questa nazione la dobbiamo consegnare ai nostri figli, sì, ma anche nipoti e pronipoti, cioè a chi non conosceremo quando noi saremo morti. Noi non possiamo essere quegli italiani che nel 2018 si sono fatti scippare una nazione bellissima, costruita con tanto sangue, sudore e sacrificio da questi maledetti ladri, per cui dobbiamo combattere. Facciamo questo risultato il 5 marzo, iniziamo questa rivoluzione con i nostri in Parlamento, io vi garantisco che da 5 a 10 anni noi ci riprenderemo questa nazione, la consegneremo ai nostri nipoti e ai nostri pronipoti, e noi verremo ricordati come gli eroi che hanno salvato l'Italia e non come la generazione che si è fatta uccidere senza mai ribellarsi. Noi ci ribelleremo e vinceremo. Grazie. Grazie a tutti, scusate, solo una comunicazione di servizio che ho già ricordato l'altra sera della presentazione dei nostri candidati alla regione. Sabato prossimo vi aspetto tutti quelli che qui erano stasera, vi aspetto tutti davanti a Casa Pound alle 5:30. Sabato prossimo è il giorno delle foibe, la giornata delle foibe, e quindi saremo ancora una volta, come sempre, come facciamo sempre da anni, da decenni, a ricordare quegli italiani infoibati. Quindi vi aspetto, faremo un corteo, una marcia silenziosa con il tricolore davanti, con i nostri fumogeni a sbandierare le bandiere. Vi aspetto tutti.